Melanzane ripiene di pasta, un primo piatto come sempre semplicissimo, ma anche buono e soprattutto scenografico. Siete pronti a prepararli con me? Parto dalle melanzane, ci vogliono le melanzane, queste qui tonde, grandi. Considerate che mezza melanzana sarà la porzione di una persona. Divido la melanzana a metà. Non ho eliminato il picciolo poiché è più scenografico. Poi devo scavare la melanzana, quindi togliere la polpa. Inizio ad incidere con un coltello abbastanza vicino alla buccia. Siamo quasi ad 1 cm. E a questo punto devo estrarre la polpa, quindi taglio anche in questo verso e poi magari in cubotti, poiché mi risulterà più semplice estrarla. Assolutamente non buttate via la polpa perché adesso la andiamo ad utilizzare. La mettiamo semplicemente da parte. Potete aiutarvi anche con un cucchiaio per scavare un po'. Ecco, dovremo ottenere qualcosa di questo tipo che andiamo a salare, a mettere un po' a testa in giù per far perdere l'acqua di vegetazione in eccesso. Metto a testa in giù. Procedo allo stesso modo anche con l'altra mezza melanzana. Questa è una di quelle ricette che a me piace tantissimo perché è davvero semplice da preparare, però portata in tavola è così scenografica che vi assicuro il successo è assicurato. Le melanzane riposano beatamente 10-15 minuti a testa in giù. Se sono un po' amare, anche qualcosa in più. Ed io nel frattempo mi vado a tagliare a cubetti piccoli la polpa che ho estratto dalle melanzane e tenuto da parte. Bene, ho tagliato anche i miei cubotti di melanzane. Devo procedere alla loro cottura. Prima però vado un attimo ad infornare le melanzane che ho svuotato. Quindi le vado a sciacquare velocemente, tamponare molto bene con la carta da cucina e le sistemo su una teglia per il forno. Ecco qui, le melanzane sono pronte. Vado ad avvolgere nella carta alluminio il picciolo. Altrimenti rischia di bruciare e quindi siccome io l'ho lasciato perché lo ritenevo essere più bello, insomma più scenografico, se lo vado a bruciare poi diventa antiestetico. L'alluminio invece lo andrà a proteggere in cottura. Le inforno a 180 gradi per 20 minuti circa. Benissimo, posso procedere con la cottura della polpa delle melanzane. Quindi una padella antiaderente, abbastanza capiente, filo d'olio. E spicchio d'aglio. Lo spicchietto d'aglio inizia a profumare, è ora di aggiungere le melanzane. Tempo ho anche messo su l'acqua per la pasta che dovrà cuocere molto al dente, quindi cuocetela per qualche minuto in meno rispetto a quanto riportato sulla confezione, perché poi dobbiamo andarla a ripassare al forno, quindi la vogliamo bella soda. Vado anche a salare, questo mi facilita il rilascio di un po' di acqua di vegetazione da parte delle melanzane che quindi contribuiranno a dare altro liquido per la loro cottura. Vedete come con questo trucchetto del sale, in questo passaggio, le melanzane sono diventate un'altra volta molto umide, sembravano molto asciutte perché avevo messo poco olio, invece sono tornate ad essere molto molto umide e si stanno cuocendo bene, senza bruciarsi.
Se invece le volete meno morbide e più asciutte, un po' più secche, vi piacciono di più magari così, allora non mettete subito il sale. Aggiungo anche del basilico fresco spezzettato per dare un meraviglioso profumo estivo. Bene, il sughetto è pronto, posso spegnere e mettere da parte. Nel frattempo vado a scolare la pasta che ho cotto al dente. Bene, la pasta è pronta, l'ho appena scolata, l'aggiungo direttamente al sugo, una mescolata. Ancora parmigiano, e mozzarella ben sgocciolata, di quella bella secca, asciutta, oppure provola. Bene, questa pasta, che a dirla tutta è buona già così, non mi basta, vado ad aggiungerla alle mie melanzane che ho, dalle quali ho ricavato appunto delle favolose barchette per portare poi in tavola la pasta con le melanzane al forno all'interno delle stesse melanzane. Eccole qui, anche le melanzane sono pronte, non tolgo l'alluminio poiché mi serve per proteggere ancora il picciolo, e vado ad aggiungervi quindi direttamente la pasta all'interno delle melanzane. Oh, ma che bontà, qua si sente un profumino pazzesco. Ma questa è buona già così, anche senza andare in forno, figuriamoci dopo il forno come sarà ancora più gustosa. Mi raccomando, riempite ben benino le vostre barchette di melanzane, le vogliamo belle ricche. Ed eccole qui, vabbè, una favola direi. Ancora una spolverata, a piacere, di parmigiano. E vado in forno, il forno che ho lasciato già acceso, quindi è sempre preriscaldato, 10-15 minuti, il tempo che fonde la mozzarella. Ricordate, le melanzane abbiamo già cotto, la pasta è già cotta, deve solo fondere la mozzarella. Ed eccoli qui, le mie melanzane ripiene di pasta sono pronte. Allora che dite? Come vi sembrano? Io direi che la preparazione è semplicissima, l'abbiamo vista insieme. L'aspetto è scenografico e nessuno può dire il contrario. Guarda che carine! Resta solo da sapere come sono. Assaggiamo. Ovviamente io vado di assaggio. No, è strabuona, è deliziosa. Ricordate chiaramente che dovete, guarda, questa mozzarella che sia un poco caramellizzata all'esterno, ancora più buona. Strepitosa. Io devo correre a mangiare perché sinceramente tutto questo profumino mi ha fatto venire una fame pazzesca. Io corro a mangiare, voi invece le dovete provare. Ricordate chiaramente di mangiarle comprese del guscio di melanzana, perché quella l'abbiamo cotta già prima e ricotta anche adesso, e vi assicuro che tutto insieme è ancora più buono. Se vi è piaciuta questa ricetta, non vi dimenticate di lasciarmi sempre un like ed un commento, io vi ringrazio anticipatamente. Restate sintonizzati, iscrivetevi al mio canale YouTube, attivate le notifiche accendendo la campanella per essere sempre aggiornati sulle nuove ricette in uscita, e io vi aspetto alla prossima video ricetta. Ciao e buona preparazione di melanzane!